Il Vangelo di oggi ci insegna due cose fondamentali. È necessario riempirci di Dio nella preghiera per poi portarlo agli altri in tutto il suo splendore. Impariamo a pregare come Gesù. Lasciamoci avvolgere dalla luce di Dio e doniamola ai nostri fratelli. Scendiamo dal monte Tabor e impegniamoci a vivere la vita quotidiana con uno slancio nuovo e con gioia cristiana. Fermiamoci più spesso in adorazione del Santissimo, scorgendo lo splendore di Gesù nel tabernacolo. Troviamo il giusto equilibrio tra la vita di preghiera e la responsabilità della vita quotidiana. Quanto e come preghi durante la giornata? Ti impegni a conversare con Dio come un amico o ti limiti a recitare formule imparate a memoria?